Ok, bentornati cari ragazzi, ho già caricato il primo aggiornamento dell'app sulle informazioni dell'app di seconda generazione. Adesso siamo qui per parlare della seconda parte, insomma, cioè degli aggiornamenti che io sto continuando con il mio amicissimo telefono, il Samsung Wefa, a contattare un po' gli store qua in zona, a contattare anche Apple per maggiori informazioni, diciamo, sulle vendite, sui pezzi disponibili. E ho fatto anche un articolo nel blog, diciamo che, se lo potete vedere qui, adesso io lo sto aggiornando perché stavo aggiungendo un attimo l'immagine, scusate ragazzi. E niente, intanto cominciavo parlandovi di Apple, che ha chiamato il rivenditore, diciamo, ufficiale online, mi ha detto che purtroppo loro non sanno ben poco, in quanto loro, come mi ha detto lui, sono la fabbrica e non sanno bene un po' come verrà poi distribuito ai vari, diciamo, venditori, così. E quindi mi ha magari consigliato, mi ha dato qualche numero degli store qua in zona, che però io già avevo precedentemente contattato, quindi io ho lasciato loro come ultima chance, diciamo. E quindi mi ha detto, se no alla massima ci provi a richiamare domani, gli faremo sapere magari sulla tempistica online se lo vuole acquistare presso il sito Apple, diciamo. E vedete qui, ecco, l'articolo è ultimato, vi faccio sapere, quindi c'è la tempistica di tutti i negozi in provincia di Pesaro. Qui parliamo, tutti sono andati a Pesaro, purtroppo gli unici che sono riusciti a contattare. Fuori Pesaro purtroppo non mi è sembrato il caso di andare anche perché non sapevo, avrei dovuto chiamare, cioè, diciamo, sarebbe stata una cosa un po' eccessiva secondo me. Intanto mi sono informato per la mezz'ora, poi se qualcuno ha qualche richiesta magari nel blog mettete il commento, tanto sapete che l'indirizzo è portatile qui, importante intervista, punto. Poi scusate ragazzi, problemi di grafica, non so perché mi salta sempre qui. E diciamo, quindi mi contatta, mi chiedevo, poi riesci a informarti per la mia zona e io poi lo aggiungo qua nell'elenco degli altri iPad, degli altri, diciamo, dei venditori di iPad. E va bene, parliamo di negli store di Pesaro. Cominciamo con l'Embedded Store, che è un Apple reseller che è aperto qui da noi. Li ho contattati e mi hanno detto che loro dovrebbero avere una cinquantina di pezzi disponibili, però non sanno di che tipologia, quindi però già disponibili per la giornata di domani. Sono disponibili dalle 17 di domani, infatti loro dovrebbero non aprire all'orario classico, quindi alle 4, quindi alle 16, ma dovrebbero rimanere chiusi più a lungo e dovrebbero scurare tutto, che dovrebbero organizzare tutta la vetrina con l'esposizione dell'iPad 2 e dalle 17 a riaprire con la vendita dell'iPad 2. Media World mi ha assicurato che erano 4-5 pezzi, dipende poi dopo, mi hanno detto le scorte che gli manda il fornitore, che dovrebbe arrivargli domani mattina se non hanno contrattempi, e quindi saranno subito disponibili alle 7 di domani tranquillamente. Però siccome hanno detto che già c'erano una quindicina, ventina di persone interessate, chi gli interessa di affrettarsi, cioè di essere lì prima della disponibilità dell'acquisto dell'iPad, di essere lì più o meno tra i primi, in modo da diciamo, arraffarsi, diciamo, acquistare questo modello di iPad. Troni mi ha detto che purtroppo Troni e Aurora sono stati anche un po' scorbutici, diciamo, scusate il termine, che forse non è proprio correttissimo, però rispondono, infatti sono stati un po' spigolosi, nel senso che mi sembravano quasi irritati dalla mia richiesta, come se li avessi chiamato 300.000 volte. Forse hanno ricevuto anche loro molte chiamate, ma purtroppo io mi sono informato. Troni mi ha detto che gli iPad sono ancora in prenotazione, quindi non sanno il loro arrivo, ma sono sicuri che per le 17 non ce l'avranno, per le 17 non ce l'avranno, e che gli arriverà, detto probabilmente, può arrivargli come distanza di 2 settimane, ma anche distanza di 2 mesi, non sanno, tutto dipende dalla tempistica, diciamo, delle fabbriche, così loro hanno definito. Euronics non sanno proprio niente di niente, cioè sapevano del rilascio, si sanno che l'iPad 2 è in prenotazione, ma non sanno niente, che loro mettono, possono arrivare come fra 2 settimane, come fra 2 o 3 mesi, non sanno proprio niente. Però Euronics ha anche detto che forse stavano proprio contattando adesso, in questi momenti, il fornitore, se aveva qualche pezzo che forse gli era, guarda, mi sto girando la connessione alla webcam, forse gli è rimasto qualche pezzo, e se così però non sarà disponibile nella giornata di domani, in quanto per ragioni di tempistica non gli arriveranno mai in tempo, se partono anche stasera. Così loro hanno detto, niente di naturalmente di sicuro. Continuiamo comunque a seguire i nostri mitici. E
che ci continuano ad informare che si stanno preparando, gli Apple Store, sono già arrivati i modelli, non so se metterci gli iPad device e spazio. Vediamo su, non so se ci sono altri aggiornamenti, sì, sono arrivati altri aggiornamenti, che comunque arrivano molti aggiornamenti da Roma. Vedete, la fiera per l'iPad 2 è già iniziata davanti all'Apple Store per numeri di rivolgersi ad Andrea Marco, vedete qua. Simpaticissimi mitici di iPad device. Che ragazzi, continuate ad aggiornarvi, vi faccio sapere, ormai l'ultima giornata, faccio continuare stasera perché a breve dovrò andare, diciamo. Ok ragazzi, ciao a tutti.